Questo è il tenerume che già ho pulito e privato dei gambi più duri. Non so se conoscete il tenerume, prepariamolo insieme. Metto dell'acqua e metto la cipolla che ho già leggermente tagliato e un po' di pomodoro. Copro, fiamma alta finché non arriva a bollore. Se la gradite, potete aggiungere insieme alla cipolla anche una patata sbucciata e tagliata a pezzi, ma io preferisco senza. Quando è arrivata a bollore, dovete far continuare a cuocere la cipolla a fiamma vivace per almeno 10 minuti, ma questi tempi variano notevolmente in base al tipo di cipolla che state utilizzando e alla misura della cipolla stessa. Quindi vi consiglio di tirarla fuori e fare la prova con dei rebbi della forchetta. La cipolla è quasi cotta, quindi posso aggiungere la verdura. Immergo bene, aggiungo il sale, copro, fiamma alta. Dopo circa 5 minuti a fiamma alta, conviene che mescoliamo bene. Così avremo una cottura più uniforme. Copro nuovamente e lascio continuare la cottura. Ci vorranno all'incirca altri 5 minuti. A questo punto vi consiglio di controllare, quindi prendere qualche fogliolina di tenerume e assaggiarlo, sia come cottura, vedere se è pronto, sia di sale. Se è leggermente crudo, potete anche continuare la cottura per qualche minuto a fiamma spenta, oppure vi regolate di conseguenza a vostro gusto. Guardate che bontà, il mio tenerume è cotto. Lo servirò con un filo d'olio e qualche crostino di pane. Buon appetito! Grazie.